poesia di Napoli, quella poesia che le appartiene da sempre per spiegare i problemi che l'affliggono oggi. Questo è il succo dello spettacolo di Renato Di Feo, Tra i vicoli di Napoli, messo in scena dalla compagnia Agora Arte al Teatro San Nazaro di Napoli, quel teatro che al tempo di Luisa Conte era sempre pieno fino all'inverosimile, quel teatro che ha ospitato tutti i grandi o quasi, pagina importante dell'affascinante romanzo storico che è la nostra città. Ospite d'onore Nicolò Dati, presidente del Forum delle Culture, quello che Di Feo, travestito da Pulcinella, definisce il nostro presidente, il presidente degli attori, dei cantanti, degli artisti tutti. Nicolò Dati spiega la grande opportunità non solo artistica ma anche e soprattutto occupazionale ed economica che è il Forum delle Culture per una città che deve vivere di cultura, perché ha un patrimonio artistico, architettonico e soprattutto una storia da fare invidia a tutto il mondo. Il Forum è lì, chiunque sarà chiamato a guidare la città lo avrà a disposizione ed è una grande occasione da non perdere. Ci mette la faccia Nicola, ammette gli errori del centrosinistra ma rivendica con forza quanto fatto. Abbiamo realizzato una metropolitana bellissima, lo stesso Forum è un grande risultato, dice, dovuto però, e devo ammetterlo, non solo al nostro lavoro che è stato pure duro, ma all'immenso fascino della città di Napoli che nel mondo resta invariato. Dunque, Nicola è il presidente di tutti gli artisti e siccome a Napoli siamo tutti un po' artisti in fondo, speriamo che diventi il nostro sindaco. Thank you.